Bentornati nella mia libreria. Conoscete il libro dei rimedi erboristici perduti? No? Ve lo faccio scoprire io perché è stata una svolta. Bellissimo. Innanzitutto, gli autori sono due. Sono due autori non italiani che però hanno studiato tanto dietro a questo librone. Guardate quanto è grande, cioè pieno di cose. Ve lo faccio vedere un po' all'interno. E di cosa tratta questo libro? Di rimedi erboristici naturali che vanno non a sostituire la medicina, perché non si può sostituire un farmaco. Ad esempio, se tu sei un malato oncologico non puoi curarti con le erbe. Se tu hai una cistite puoi alleviare un po' la cistite con un decotto di malva, ma non puoi curarla se la cistite è grave. Sono metodi che ci aiutano un po' nella vita quotidiana. Ad esempio, per un mal di testa, invece di prendere Loki, prima magari si può trovare un rimedio naturale. Ad esempio, io uso il Sinoil di Pur, la marca, e quello mi fa molto effetto, più del Loki. Quindi, capite, ci sono dei rimedi, o magari ci si possono fare cosmetici. Perché cosa ci dice questo libro? Guardate, io veramente l'ho amato. Vabbè, qui vi fa tutto, cioè tipo c'è un rimedio per ogni cosa. Ad esempio, aspettate, ve lo voglio leggere più nel dettaglio. Le erbe medicinali. C'è il cuore, il sistema circolatorio, i capelli. Poi c'è il fegato, malattie e problemi dell'infanzia, che spesso questo non viene citato, l'ho visto solo qui. Malattie infettive. Muscoli, articolazioni e tendini, occhi, ossa, pancreas, pelle, ad esempio morsi da insetti, oppure come allontanare le zanzare d'estate. Qui c'è tutto. Problemi digestivi e intestinali, questo serve per la digestione perché ho tantissimi problemi digestivi. Poi c'è problemi femminili, problemi maschili, problemi orali e dentali. Questo è anche un altro punto dolente, perché spesso i chiodi di garofano aiutano, ci sono tante cose prima di arrivare a comunque prendere una medicina, prima di arrivare al dentista, ovviamente, perché poi serve il dentista, non possiamo fare niente. Problemi respiratori ai polmoni, questo mi interessa anche perché sono asmatica. Reni, sistema immunitario, sistema nervoso, cervello e disturbi mentali. Tossicodipendenza, tratto urinario, veleni, perché vi spiega anche veleni, e intero corpo, cioè c'è di tutto. Poi che cosa vi spiega? Come essiccare le erbe, perché sono molto importanti. Le erbe secche soprattutto, ci si possono fare gli oli, che io già ho fatto, ho preparato già qualcosina con queste ricette. Poi c'è incapsulare le erbe in polvere se proprio volete farli in stile medicina, ma io su questo non sono pratica e quindi non penso che le farò per adesso. Ci sono gli infusi, ti spiega come sono le tecniche a freddo e a caldo per fare gli infusi, i tè, i decotti, infusi di olio, che sono quelli che faccio sempre io. La preparazione di unguenti, e con questa tecnica ho fatto dei profumini solidi molto molto buoni. Poi c'è tinture ed estratti, ad esempio l'oleolito che faccio io, estrazioni doppie, vi spiega come fare i vari tipi di estrazione, la distillazione, gli sciroppi medicinali, cataplasmi, che sono uno dei metodi più antichi utilizzati con le erbe. Davvero questo è una cosa che richiama anche il Medioevo, cioè credetemi. Poi ti dice come fare un cataplasma da campo. E vabbè, poi ci sono tante cose perché l'autrice ha la sclerosi multipla e usa anche le erbe per aiutarsi. E qui inizia proprio la parte delle piante. Ad esempio c'è l'aglio, la scheda dell'aglio, ma ci sono 1700 erbe. Ora ve ne leggo solo una. Ad esempio prendiamo il timo, che è questa.
Il timo comune, o Timus vulgaris, il timo è la stessa erba sempreverde che usiamo per cucinare, fa parte della famiglia delle laminacee menta. Questa pianta profumata cresce in luoghi caldi e soleggiati. Identificazione, e noi ce l'abbiamo qui in Abruzzo, ne abbiamo tantissimo, soprattutto in montagna. Il timo è un arbusto perenne con steli quadrati che crescono da una sottile base legnosa. Cresce da 15 a 30 cm di altezza e le foglie sono piccole, verde chiaro e leggermente ricurve. In estate compaiono piccoli fiori bianchi o viola. Uso commestibile, lo uso come erba da cucina per il suo sapore intenso o come tisana. Tisana lo amo. Cucina dipende perché ha un sapore molto particolare, lo usano molto più nell'Aquilano qui da noi. Uso medicinale. I romani usavano il timo per purificare le stanze e per aromatizzare formaggi e liquori. È stato posto sotto i cuscini per favorire il sonno e prevenire gli incubi. Il timo è un antisettico, antivirale, antiparassitario e antifungino. Preferisco usare il timo fresco quando possibile, tuttavia faccio anche essiccare rametti di timo per uso alimentare. Mal di gola, tosse e bronchite. I componenti antibatterici del timo sono validi per combattere bronchite e tosse. Mettete in infusione l'erba intera in acqua e usatela per i gargarismi e come infuso debole di timo. Colluttorio, carie e malattie gengivali. L'infuso di timo debole è un prezioso colluttorio. Ha proprietà antisettiche che aiutano a prevenire le carie e a trattare le gengive. Acne. Provate la tintura di timo per il trattamento dell'acne. Tamponate una goccia di tintura di timo sulle macchie una o due volte al giorno. Secca l'acne e uccide i batteri che la causano. Rafforza il sistema immunitario. Le numerose vitamine, minerali e gli antiossidanti contenuti nel timo danno una spinta al sistema immunitario. Inoltre il timo favorisce la formazione dei globuli bianchi e aumenta la resistenza dell'organismo a batteri e virus. Le formule a base di timo, il tè al timo e l'olio essenziale al timo sono tutte ottime formule per rafforzare il sistema immunitario. Disturbi digestivi e vermi. Il timo è efficace contro i problemi digestivi causati da batteri e virus, tra cui le malattie dello stomaco e la diarrea. Viene utilizzato anche per i disturbi intestinali, compresi i vermi. E poi ci sono altri, cioè ci sono crisi epilettiche, pidocchi, scabbia e piatto, le infiammazioni cutanee, verruche. La raccolta, come si raccoglie? Raccogliere spesso le foglie di timo durante l'estate. Una potatura frequente potrà conservare i cespugli per evitare che diventino legnosi e aumentare la resa. Utilizzate le foglie fresche quando possibile, congelate e essiccate per uso futuro. Poi l'avvertenza c'è anche come ultima cosa. L'uso del timo è sicuro per adulti e bambini. L'olio essenziale è molto forte e talvolta provoca irritazioni cutanee se usato a pieno regime. Diluire sempre l'olio essenziale in un olio vettore prima dell'uso. L'olio vettore altri non è che un olio di oliva o di mandorla dolce o di mandorla naturale, insomma, o un olio di semi. A me questo libro è strapiaciuto e io ve lo consiglio, cioè veramente bello, costa un pochino, non vi nego. E infatti ringrazio tantissimo lo staff che c'è dietro, però davvero ne vale la pena, a me è piaciuto tanto. Poi ho già provato, ho iniziato a fare le ricette e lo trovo veramente completo. E la cosa bella è che c'è l'indice all'inizio, quello che vi ho letto con tutti i problemi. Voi avete bisogno per questo problema, vi rimanda subito alla pianta di cui necessitate, senza stare confusamente a dover leggere tutte le piante di continuo per cercare di memorizzare dov'è quella cosa. Vi aspetto sempre qui per un prossimo libro, speriamo bello quanto questo, soprattutto se si tratta di erboristeria. Però prima vi ricordo, seguitemi, mettete un like o un commento per aiutarmi a crescere e soprattutto ditemi, ma l'avete letto questo libro? Vi incuriosisce? Lo vorreste leggere? E poi seguitemi sugli altri social dove già c'è la recensione, dove pubblico più spesso e dove pubblico cose su cosine. Ci vediamo sempre qui per un prossimo libro. Mi raccomando, leggete tanto! Ciao!